Magnifico rettore, illustri professori, magnifici rettori che ci onorano della loro presenza di altre università, care studentesse e cari studenti, signore e signori, si apre oggi per la nostra università una pagina nuova. Tocca a tutti noi di scriverla. A docenti e discenti, al personale accademico e a quello amministrativo. Sarà una pagina bella, sapiente e anche sorridente, se non saremo da soli a scriverla, e si ci illuminerà la luce della sapienza se sarà lo Spirito Santo a guidarci la mano. Si apre una pagina nuova, ma non senza l'esperienza delle pagine precedenti. Ci stimola e sorregge l'esempio che ci viene dall'impegno disinteressato di docenti di anni passati come degli anni più recenti, i quali hanno illustrato e illustrano questa università, trasmettendo con gioia, ma non senza sacrificio, i tesori della loro sapienza, della loro humanitas. E non meno ci sollecita e sprona l'impegno, la volontà di sapere e di sapienza di studentesse e studenti, amanti della scienza e ancor più della sapienza, che ambiscono ad attingere grandi valori di vita dalla partecipazione ad un'impresa comune di sapere. Il sapere è sempre per se stesso cosa grande. Ma lo è ancor più se è posto, o se lo si vuol porre, al servizio degli altri, se è ampliato dall'impegno sociale, nobilitato dall'amore. Per l'anno accademico che oggi viene ufficialmente inaugurato, auguriamoci a vicenda un comune cammino interessante, impegnato e fruttuoso. Per esso abbiamo bisogno, ciascuno di noi ha bisogno, di disporre di forze fresche, di fantasia aperta, di volontà sempre sorretta da consapevole esperienza come da aspettativa sicura. Chi insegna, così come chi studia, apre una via di vita per sé congiuntamente agli altri. Pagina nuova, ho già detto, che oggi si apre ufficialmente e che sarà tanto più bella e piacevole se scritta in armoniosa intesa e collaborazione tra docenti e discenti. Affidiamo tutto alla luce del Signore, Deus Scientiarum Dominus, e all'intercessione di Maria, sede della Sapienza, nostra amabilissima madre, di cui questa università si onora di portare il nome. Lascio ora la parola al Rettore Magnifico, professore Francesco Bonini, che saluto molto cordialmente, il quale aprirà ufficialmente il nuovo anno accademico, e dopo di lui al professor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al quale rivolgo un cordiale benvenuto nella nostra università. Ascolteremo con vivo interesse la sua lezione introduttiva. Con non minore partecipazione ascolteremo la prolusione del professor Pietro Loiacono del Dipartimento di Giurisprudenza della nostra sede di Palermo. Sin d'ora desidero congratularmi vivamente con le vincitrici e il vincitore del premio di laurea che sarà loro conferito a conclusione e coronamento di questa inaugurazione del nuovo anno accademico della nostra università. Last but not least, desidero salutare e ringraziare la gentilissima dottoressa Benedetta Rinaldi, laureata LUMSA e conduttrice RAI, che ha accettato di essere la moderatrice di questo solenne evento accademico. Grazie. Prima però di dare la parola alla nostra amabile conduttrice, ho il piacere di leggere il telegramma che il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità,
ha inviato al nostro illustrissimo signore professor Francesco Bonini, rettore della Libera Università Maria Santissima Assunta. In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico di codesta università, che avrà luogo il 22 novembre corrente, il Santo Padre desidera rivolgere il suo cordiale saluto, auspicando che l'apertura di un nuovo itinerario di studi costituisca una rinnovata opportunità per accrescere l'amore al sapere e per contribuire alla formazione e alla edificazione di una società più giusta e fraterna. Papa Francesco incoraggia tale istituzione a continuare ad essere un importante strumento culturale e pastorale, capace di valorizzare ricchezze antiche e nuove presenti nel contesto della città eterna. E mentre chiede di pregare per lui, invoca per la materna intercessione della Vergine Maria sede e sapienzie, copiosi doni di grazia e di cuore, ed imparte a lei, magnifico rettore, alle missionarie della scuola, al personale e a tutti gli studenti la benedizione apostolica. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità dal Vaticano, 22 novembre 2021. Ringrazio e saluto per l'affettuosa presentazione Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Laiolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della LUMSA. Vedo con piacere che quest'anno siamo molti di più. L'anno scorso eravamo veramente contingentati, aspettavamo la promessa di un vaccino che alla fine è arrivato e quindi lo scorso anno eravamo più concentrati probabilmente a salvaguardare la nostra vita, quella individuale, quella dei nostri cari. Con l'arrivo del vaccino però ci siamo concentrati sul significato di corresponsabilità, di cominciare a ripensarci collettività e quindi le scelte responsabili o meno che ognuno di noi ha fatto e ha deciso di fare hanno fatto capire il potere effettivo che abbiamo nella costruzione o ricostruzione di una collettività e quanto il nostro comportamento individuale possa influenzare il nostro vivere insieme. E come ex studentessa di scienze politiche di questa università è un bel campo di indagine questo del post-Covid. Insomma, sono felicissima, questo era per dirvi semplicemente che sono felicissima di rivedervi così in tanti e di trovarci tutti insieme qui per questo momento che è solenne, formale ma anche sostanziale. Per cui ringrazio nuovamente il Cardinale per la sua introduzione e adesso do la parola al magnifico Rettore per la lettura della relazione e anche l'apertura dell'anno accademico. Grazie, Eminenze, autorità, colleghi, colleghe, studentesse, studenti, signore e signori. Abbiamo voluto dare a questa cerimonia di quest'anno, come ricordava la nostra moderatrice, un carattere formale, come deve essere, ma anche un carattere di incontro. E volevo ringraziarvi tutti. Grazie, grazie a tutto il personale, grazie alle colleghe e ai colleghi, grazie alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie. È stato anche l'anno 2021, che è oggetto della relazione che trovate, come sempre, nella brochure, un tempo strambo, nel senso etimologico greco. Il tempo di questa pandemia, delle cui origini sappiamo ancora troppo poco, come peraltro anche dei suoi sviluppi. Ma ne abbiamo preso atto, con realismo, assicurando non solo un anno regolare, ma anche una sempre maggiore attrattività dei nostri corsi di laurea e più ampiamente della LUMSA. Lo dimostrano i cosiddetti PCTO, una sigla burocratica che aggiorna e rilancia l'orientamento, che da sempre è stato un impegno strutturale della nostra università e che coinvolgono ormai scuole in tutta Italia. E lo dimostrano anche i dati sulle iscrizioni, che, lungi dall'appagarci, ci continuano a pungulare, proprio perché sono molto positivi. Se le rilevazioni Alma Laurea hanno sempre indicato nelle strutture uno degli elementi di maggiore apprezzamento del nostro Ateneo, questo apprezzamento
lo abbiamo ribaltato immediatamente anche nella nostra dotazione digitale. In realtà l'aggiornamento non solo della strumentazione, ma anche della didattica, cui siamo stati costretti, risulta uno dei, sia pure pochissimi, saldi positivi degli anni della pandemia, da rendere permanente. È al lavoro una commissione sul digitale e ciascuno di noi sta adeguando e dunque migliorando la didattica, che ormai finalmente è, come si dice con un'altra espressione barbara, in presenza, in considerazione delle grandi possibilità di una connessione continua di tutti, anche in aula. È stato tuttavia anche un tempo tragico. Nell'atrio abbiamo esposto i disegni dei bambini che hanno giocato il gioco dell'oca realizzato durante il tempo della chiusura e del confinamento, il cosiddetto lockdown, dalle nostre colleghe di psicologia e di scienze dell'educazione. Un grande successo, questo gioco dell'oca, tradotto in diverse lingue. Ci permettono questi disegni di guardare con gli occhi dei piccoli uno spaesamento collettivo. Per tutti coloro e per le famiglie che si sono trovate in difficoltà, abbiamo messo a disposizione il sostegno dell'Associazione Tincani, che voglio veramente ringraziare. E non possiamo dimenticare le vittime. Tra i molti amici e familiari che ricordiamo commossi, vorrei rivolgere un pensiero particolare al mio predecessore, Giuseppe Dalla Torre, dal cui magistero prenderà spunti nella lezione introduttiva il collega Pietro Lo Iacono. A Dalla Torre renderemo omaggio nell'anniversario della scomparsa il prossimo 3 dicembre, con una giornata di dibattito e di riflessione sul tema «Il mondo cattolico italiano tra due secoli, una prospettiva dinamica», che è quella, questa prospettiva dinamica, quella in cui vogliamo collocarci tutti noi e la nostra università. Questo infatti che abbiamo inaugurato formalmente oggi dovrebbe essere, tutti vaccinati come siamo e risiamo ormai per la terza volta, almeno noi più anziani, l'anno della ripresa e resilienza, ovvero le due parole del piano sintetizzato in 4 lettere che è stato varato e che anche il sistema universitario italiano sta iniziando ad applicare. Scegliere due parole con il prefisso re, sia in questa forma che in quella meno dotta di ri, indicherebbe, come ci insegna il vocabolario, per lo più il ripetersi di un'azione nello stesso senso o in senso contrario. In realtà, noi vogliamo interpretare questo prefisso anteposto al participio passato del verbo prendere e al participio presente del verbo latino salire, soprattutto come il traguardare oltre, un impegno comune a traguardare oltre. Le parole alla moda si usurano presto, scivolano nella retorica, come sta capitando anche a futuro. Ma vorrei soffermarmi sulla resilienza. Se il suo destino retorico, forse è anch'esso ormai segnato, mi interessa perché una delle sue prime occorrenze in italiano, siamo a metà Settecento, è in Antonio Genovesi, nelle sue lezioni di economia civile. Quella economia civile che è alla base del nostro contributo, attraverso autorevoli colleghi, oltre che a un dottorato e a tante iniziative scientifiche, è anche alla base del nostro contributo all'economia di Francesco, che voglio citare non solo perché, così come il Global Compact on Education, è una delle tante nostre ed importanti terze missioni, come si dice con un altro orribile burocratese, ma anche perché in quella sede, appunto, Papa Francesco ha detto giusto un anno fa, il 21 novembre scorso, e proprio ad una platea di giovani studiosi che venivano da tutto il mondo, una frase che mi è rimasta impressa. Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento, cerchiamo un cambiamento. Per essere all'altezza di questa esigenza, farla programma, aggiunge, prioritariamente dobbiamo, virgolette, investire in cultura. Constata, infatti, il rischio che manchi il propellente per questo, tra virgolette, cambiamento. E a proposito di propellenti, questo motiva anche la scelta del Senato accademico di invitare a questa cerimonia il presidente dell'ANAC. Ho fatto questa citazione di Papa Francesco non certo per superficiale papismo, ma perché in realtà l'università ha proprio questa missione che le attraversa tutte e tre le missioni anvuriane,
costruire un sapere critico per donne e uomini liberi che possano apportare qualcosa di nuovo nella vita sociale e professionale a partire da una preparazione su standard elevati, come ci proponiamo anche noi, attraverso un impegno di miglioramento continuo dei nostri corsi di laurea. A procedere dritti in questa strada ci invitano anche le considerazioni del Presidente della Repubblica, in una sua recente Lectio Doctoralis, che ha un titolo interessante, Le università, fondamenta dell'idea di Europa, motori del suo futuro. Cito, non c'è istituzione al mondo, non c'è mercato o impresa in cui, come nell'università, ciascuno possa mettersi alla prova a un livello così alto, ha affermato. E ha aggiunto, non separare il destino della democrazia da quello dell'alta cultura è una chiave indispensabile per affrontare le trasformazioni della società globale. Talvolta, ha aggiunto, tende a prevalere il fascino di una visione che immagina il sistema universitario come un'impresa, secondo una logica di carattere economico. Ma il, virgolette, profitto che si può trarre dall'università, conclude il Presidente, è la crescita del capitale umano, vera forza del Paese, nonché i frutti della ricerca da porre a disposizione dell'intera comunità. Semplificando al massimo, l'università non è una super scuola professionale o un super istituto di formazione. Il sistema dell'alta formazione italiano si articola, diventa sempre più complesso a misura appunto di una società e di un sistema economico ed istituzionale. E noi, come soggetti, ci siamo. Solo di passaggio vorrei ricordare come proprio la settimana scorsa è stato confermato il finanziamento di una fondazione intitolata Maria Gaetana Agnesi, che darà vita ad un ITS alla quale partecipiamo insieme con Sapienza e importanti grandi aziende italiane e internazionali per la formazione nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ITS, un sistema appunto articolato dove ogni soggetto deve avere un posto chiaro. Ci riconosciamo pienamente nel documento che la CRUI ha elaborato con il contributo di tutti gli Atenei, Università per un Paese a prova di futuro. Con la sua identità, rilanciata grazie alle riflessioni e agli impegni assunti nell'ottantesimo, la LUMSA è pienamente parte di un sistema universitario italiano ed europeo, e direi anche di un sistema della nostra regione, così ricca di università, e saluto il nuovo presidente della CRUL, della conferenza dei rettori delle università del Lazio e anche i colleghi rettori e rappresentanti delle università pontificie che operano anch'esse su Roma. Un sistema in salute che ha bisogno anche di una migliore chiarezza normativa. Non solo, ma certamente anche a proposito dell'articolazione tra università statali e non statali, ovvero, come amava ripetere il professor Dalla Torre, di tendenza. Una tendenza ovviamente all'impegno comune, come appunto possiamo constatare anche nel nostro sistema romano e laziale. Peculiarità che deve essere sempre meglio riconosciuta anche in termini normativi, sia nel senso della pari opportunità di partecipare alle prospettive di finanziamento in ambito PNRR e non solo, anche nella previsione dei requisiti di accreditamento dei corsi di studi che non può non tener conto dell'autofinanziamento da parte nostra dei nostri punti organico. Nel recente incontro organizzato dalla CRUI per presentare il position paper appena ricordato si sottolineava la necessità di abbracciare una cultura del rischio, citando niente meno che il beato cardinale John Henry Newman. Quella cultura del rischio che animò Luigi Tincani e ancora oggi le sue consorelle e tutti noi, poggiando sulla certezza che tutto quello che si investe sulla persona, in particolare sulle persone concrete delle nostre studentesse e dei nostri studenti, è senz'altro ripagato, ma deve avere anche un giusto riconoscimento anche normativo. Si tratta quindi di mettere tutte le energie del sistema universitario e dell'alta formazione nella condizione di potersi esprimere al meglio per il bene comune. In concreto vorrei ricordare come, oltre al miglioramento continuo dei corsi, abbiamo allargato la nostra offerta con proposte innovative nei nostri campi di elezione, che guardano alla professione dei prossimi anni, basta citare il design dell'esperienza, ovvero l'experience design, tutte caratterizzate,
queste proposte, da una marcata attenzione al digitale, ma nello stesso tempo da una forte caratura culturale e valoriale espresse con un'apertura transdisciplinare e internazionale, come richiede oggi e in prospettiva il mercato del lavoro. Investire innovando sulle nuove proposte formative comporta un parallelo ed ancora più rilevante investimento per il reclutamento di qualità tanto dei docenti che del personale amministrativo, oltre che per le strutture, così da offrire agli studenti dei riferimenti sicuri, un ambiente accogliente e un'attenzione appunto personalizzata, anche con numeri crescenti. Gli organi di Ateneo sono oggi tutti molto impegnati nel quadro del piano triennale di sviluppo a questa rinnovata stagione di investimenti, con quella attenzione alla sostenibilità in tutti i sensi che sempre ci ha contraddistinto. È veramente sostenibilità un tema chiave che rappresenta un riferimento trasversale per tutti. Per quanto concerne in particolare l'investimento per le strutture, questo vale a Roma, è ormai pienamente operativo il bel padiglione nella sede di Prati, e nella sede del Giubileo sperimenteremo a partire dal prossimo 13 gennaio anche una nuova modalità di fruizione della nostra splendida biblioteca. Si inaugurerà infatti una mostra in cui saranno esposti i lavori di 3 autorevoli colleghi che hanno ricoperti i ruoli di rettore e di ministro dell'università per iniziativa di Mario Panizza, che ringrazio. Questo segno che l'università imprime sul territorio, una presenza bella e viva, vorremmo portare anche nel restyling di Piazza delle Vaschette, un angolo splendido di borgo a 2 passi da San Pietro. E questo vale anche a Palermo, dove sta per essere completato in stretto rapporto con le istituzioni il complesso iter per avviare i lavori per la completa riqualificazione dei diversi lotti dell'area già ferroviaria alle spalle della nostra sede in pieno centro, dove si espanderà il nostro campus con una accresciuta offerta di corsi di laurea e di iniziative di alta formazione, di formazione continua e di dialogo culturale. Sul cosiddetto post laurea vorrei brevemente soffermarmi. L'UMSA Master School lavora a pieno regime ed è ormai maturo il tempo per istituire la scuola di dottorato per coordinare i nostri 4 dottorati. Il terzo ciclo e l'alta formazione sono peraltro anche il luogo in cui si sviluppano i collegamenti, anzi, più esattamente le alleanze, con i mondi vitali, che rifluiscono poi sui corsi di laurea in una prospettiva che non può che essere accentuatamente multilivello, dalla prossimità al globale, dalla città. L'università nel cuore di Roma non è solo un hashtag del nostro efficiente servizio di orientamento e di comunicazione, dalla città alle reti intercontinentali che stiamo costantemente sviluppando. È una buona notizia arrivata da poco che l'Australia si sta finalmente riaprendo e quindi potremo riprendere i nostri contatti e i nostri scambi con l'Australian Catholic University. Reti, tra cui, come ho appena ricordato, quelle dell'Università Cattolica, è una risorsa significativa proprio in questo disegno largo, di grande respiro, nel quale ci collochiamo e che implica alleanze con diversi interlocutori, che possono superare i tanti confini che pure segnano questo tempo mondializzato. Le cose più belle non si possono fare da soli o non si possono tenere chiuse in piccoli recinti. Prendere sul serio questo tempo strampalato, anche qui soccorre l'etimologia, pure discussa di questo termine, tempo strampalato ma cruciale, significa, al di là di tutte le formule e di tutte le retoriche, sapere di doverci disporre ad uno scatto. Prendo la metafora sportiva dall'avvio delle attività dell'associazione sportiva dilettantesca LUMSAM Sport United, sostenuta dalla già ricordata associazione Tincani. Uno scatto, dicevo, che traguardi non il prossimo anno, ma il prossimo decennio, che è nostra responsabilità preparare, non per vezzo o perché ci sono gli obiettivi 2030 delle Nazioni Unite, ma semplicemente perché è il tempo in cui le nostre studentesse e i nostri studenti di oggi saranno i protagonisti. Ricordiamocelo. Next Generation EU, in un inglese facile facile. Perché sappiamo, e questo invece è un italiano con una radice castigliana,
da una crisi mai si esce uguali. Se siamo partiti da quelle che definiscono il grande piano di investimenti in atto, post-crisi, per dare con equità il propellente giusto a questo scatto cui siamo chiamati, vorrei concludere con la parola sulla quale nei prossimi mesi vorremmo scommettere, per cui è al lavoro un gruppo trasversale ed interdisciplinare tra i nostri dottorati. È al lavoro per organizzare un, tra virgolette, evento che diventi però anche un programma di azione e di investimento nella nostra comunità accademica in primo luogo e conseguentemente anche da parte della nostra comunità nel dibattito e nella vita sociale ed istituzionale. Una parola serena e, se mi permettete, colorata, che è anche una antica parola mariana. Fiducia. Ci lavoreremo insieme. E pertanto, Eminenza, autorità, signore e signori, dichiaro formalmente aperto l'anno accademico 2021-2022, 82° dalla Fondazione. Grazie dunque al magnifico rettore. Adesso sono lieta di passare la parola al nostro ospite, il professor Giuseppe Busia, presidente dell'ANAC. Lo invito qui sul podio per una sua introduzione e poi sappia che verrà tempestato dalle domande di alcuni nostri studenti. Grazie, grazie davvero, grazie di questo invito che mi onora e sono davvero lieto di essere qui oggi. Ringrazio il Presidente Cardinale Aiolo, il magnifico Rettore amico Francesco Bonini, tutti voi di questa occasione. Io, siccome Francesco Bonini, che conosco da 30 anni, ce lo dicevamo poco fa, mi ha invitato in amicizia, non ho preparato un discorso scritto perché quello che ho pensato è un dialogo con studenti e studentesse. E mi soffermo su un tema che è il tema che riguarda naturalmente quello che ha a che fare l'autorità che ho l'onore di presiedere, l'autorità anticorruzione che si occupa di corruzione. Corruzione naturalmente non è solo la corruzione che conosciamo come reato in sé, che è lo scambio fra un soggetto pubblico e un soggetto privato che si mettono d'accordo dietro un corrispettivo per svendere la funzione pubblica, ma è qualcosa di molto più ampio, più diffuso, più dannoso, un tarlo che fa male alle istituzioni. Sono gli atti di cattiva gestione, di cattiva amministrazione, quello che mette in difficoltà e sciupa il denaro pubblico e devia rispetto al bene pubblico. E caratteristica di questo è che manca molte volte la vittima, non c'è una vittima diretta come c'è magari con un furto, come con una rapina dove la vittima denuncia, ma la vittima è la società. Tutta la società paga gli atti di corruzione e allora non basta la repressione, che pure è importante, ma quello che occorre è la prevenzione, ed è esattamente la ragione per la quale alcune convenzioni internazionali, noi stessi ci siamo mossi sulla base di questo, c'è cioè una convenzione delle Nazioni Unite, altre convenzioni richiedono agli Stati di operare nel senso della prevenzione della corruzione, perché l'arma più forte è la prevenzione di questo tarlo e di questo male. Quindi serve quello che si chiama, o viene chiamato, un approccio olistico, generale. Occorre prevenire la corruzione non solo con tante misure messe insieme, una delle quali è naturalmente la cultura della legalità, la cultura in senso lato, che è un'arma più forte perché è un'arma di libertà, è un'arma di capacità, e poi tanti ingredienti insieme in un approccio olistico. E per questo è stata, per esempio, fondata, come è previsto, consigliato da queste convenzioni, un'autorità che è un'autorità indipendente che si occupa di prevenzione della corruzione, di
promozione della trasparenza, perché la trasparenza dell'amministrazione, di quello che fa l'amministrazione, è elemento essenziale per prevenire la corruzione, e anche di vigilanza sui contratti pubblici. I contratti sono lo strumento attraverso il quale il pubblico agisce, compra beni, servizi, realizza opere, realizza politiche pubbliche, realizza bene pubblico, e se si commette corruzione in questo caso si sciupano risorse pubbliche, si fa del male e si danneggia la collettività. E adesso il magnifico rettore richiamava il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove appunto ci accorgiamo di questa grande, fondamentale importanza che ha la prevenzione della corruzione. Sono tante risorse che stanno arrivando e che dobbiamo, lo ricordava il rettore, usare per le future generazioni, aiutare l'Italia del futuro, che è degli studenti anche di questa università, e ciò che si deve costruire per loro, e abbiamo il dovere di far sì che queste risorse siano usate al meglio, usate e non sciupate negli interessi e per gli interessi di qualcuno. Di qui l'importanza dell'aprire aprire, altro elemento che veniva ricordato adesso dal rettore, l'apertura, che è anche concorrenza, apertura alla competizione sana e non la chiusura e lo scambio fra pochi. Però quello io mi ero segnato, ma so che poi ci saranno delle domande, allora io non mi voglio soffermare a lungo, alcuni elementi tecnici. Ma la cosa importante quando si parla di prevenzione della corruzione, al di là delle technicalities, di tutti i meccanismi che servono naturalmente, sono istituti giuridici che vengono applicati, che sono richiesti alle amministrazioni e per prevenire la corruzione, per evitare che la corruzione arrivi, perché naturalmente dalle indagini noi abbiamo solo la punta del l'iceberg, e quindi ci sfugge tutto quello che sta sotto il livello del mare. Però al di là di queste technicalities, quello che occorre sapere e quello su cui occorre concentrarsi non è tanto il come si fa e quali sono gli istituti, ma il perché. E quindi dal know-how, che è elemento chiave di quello che è anche il sapere universitario, che porta alla specializzazione doverosa, fondamentale, importanza, prima c'è il know why, il sapere il perché si fanno certe cose. Quando ci si chiede il perché degli istituti di diritto, bisogna quasi sempre, è sempre utile riflettere sulla Costituzione, la nostra carta fondamentale, l'elemento chiave su cui occorre confrontarci. Ci sono almeno alcuni articoli principali su cui vorrei soffermare l'attenzione. Uno bellissimo è l'articolo 3. L'articolo 3 della Costituzione è quello, è il principio di uguaglianza, c'è un primo comma che è quello, dice che tutti i cittadini hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È l'uguaglianza settecentesca, l'uguaglianza formale. E poi ce n'è uno ancora più impegnativo, che è il secondo comma, che dice che la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E allora cosa c'entra l'uguaglianza con la corruzione? C'entra perché quando due persone si mettono d'accordo per usare i soldi a fini personali invece che darli alla collettività, o anche quando, perché dicevo, corruzione non è solo il reato, ma qualcuno salta la fila, qualcuno passa avanti, qualcuno nei concorsi universitari dà un colpo e prende il posto di magari una persona più brava che avrebbe meritato di più, questo viola il principio di uguaglianza. La corruzione uccide il merito, uccide lo sforzo, per cui anche all'interno di un'università le persone cercano col proprio sforzo, col proprio impegno di migliorare, per migliorare se stessi, la propria condizione, per migliorare la società in cui lavorano. E questo miglioramento, questo sforzo viene messo in forza nel momento in cui qualcuno viola le regole, passa avanti, salta la fila, bara al gioco e quindi
evita e uccide, lo diceva anche onorevole Balzac, la corruzione è l'arma dei mediocri, perché uccide il merito, uccide quindi la speranza, lo sforzo, l'impegno, le ragioni per le quali ciascuno lavora. Ma poi, anche per un'altra ragione, viola il principio di uguaglianza, perché colpisce soprattutto gli ultimi, le persone che pagano di più nel momento in cui viene e avviene la corruzione. Perché se c'è corruzione, ad esempio, l'abbiamo visto, la tragica situazione da cui speriamo stiamo uscendo, adesso abbiamo un'altra ondata, abbiamo visto quanto sono importanti le risorse, ad esempio, spese per la salute. E allora, se qualcuno ha i mezzi, ha anche la possibilità di andare e di rivolgersi, magari avere cure private, e altri che questi mezzi non hanno rimangono senza cure. L'abbiamo visto con lockdown e con quando alcune famiglie avevano la possibilità di avere dei computer, di offrire ai propri figli la possibilità di studiare, e altri avevano molto più difficoltà a farlo. E quindi la corruzione è anche elemento che amplia le disuguaglianze e viola quel fondamentale principio che è il principio di uguaglianza. C'è un altro articolo sul quale occorre soffermarsi, che è l'articolo 2 della Costituzione. Sono tutti articoli dai quali poi derivano, in qualche modo si riverberano sugli altri articoli della nostra Carta fondamentale, che dice che la Repubblica riconosce, nel senso li riconosce come già esistenti, e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e poi richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi diritti e doveri e solidarietà economica e sociale. Nel momento in cui c'è qualcuno che passa avanti, salta la fila, bara il gioco, si appropria di risorse che non sono sue perché sono dirette alla collettività e le tiene per sé, viene meno questa solidarietà economica e sociale, questo il senso stesso dello stare insieme. E allora è questo che rende la corruzione un reato odioso, un reato che è il reato contro la collettività, la vittima sembra non esserci nell'immediato, invece siamo tutti noi. La vittima è la società, la vittima sono i più deboli, e quindi si alimenta viene meno quel senso di appunto unione, stare insieme, il senso stesso di comunità. E in più c'è un elemento ancora più negativo che riguarda il fatto che alcuni cittadini, coloro i quali esercitano funzioni pubbliche, non importa se un funzionario, un impiegato, una persona che invece riveste una carica importante, questi cittadini non solo, come tutti, sono tenuti al rispetto della legge, alla fedeltà alla Repubblica, all'osservanza delle Costituzioni e delle leggi, come dice la Costituzione, ma hanno qualche dovere in più, più importante, che è quello, un dovere di adempiere alle loro funzioni con disciplina e onore, come ricorda un altro articolo della Costituzione, l'articolo 54. E allora la violazione di queste regole compromette il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e compromette qualcosa di importante. Era la parola che adesso il Rettore richiamava come elemento su cui lavorare, su cui creare un evento, diceva, a cui stanno lavorando i dottorandi di questa scuola, la fiducia. La fiducia nelle istituzioni, che è il bene più prezioso, l'abbiamo visto adesso, ma è il bene più prezioso che abbiamo, perché credere nelle istituzioni, tutte le istituzioni, le istituzioni della Repubblica, l'università, le università, sono istituzioni nelle quali occorre avere fiducia e che devono meritarsi la fiducia. E allora le misure di prevenzione della corruzione sono il presidio di questa fiducia, che è la base stessa dello stare insieme e dell'agire insieme. E allora naturalmente questo è uno sforzo che non è lasciato a un'autorità che certamente cerca di operare, di fare rete, ma è uno sforzo che riguarda tutti i cittadini, tutte le persone, tutti coloro che operano all'interno di una comunità, perché la corruzione, e qui cito perché anche qui non per citare in un'università come questa il Papa, ma perché Papa Francesco è davvero probabilmente il primo Papa che in modo tanto forte si è occupato di lotta alla corruzione, di avvisare quali sono i mali della corruzione, e lui scrive, avvilisce la dignità delle persone e frantuma tutti gli ideali belli e buoni. Parla di contrastare il cancro della corruzione, l'illusione di guadagni rapidi e facili,
che e tutto questo impoverisce tutti e umilia tutti. Ho tante citazioni perché, come voi sapete, Papa Francesco si è dedicato molto a questo, e la cosa importante che questo insegna è che la cultura della legalità, la cultura della prevenzione della corruzione, del non volere la corruzione, del richiamarsi a quei diritti fondamentali che sono i diritti sulla base dei quali si sta assieme, sulla base dei quali una comunità come la nostra, la comunità nazionale, si ritrova unita e trova la sua forza e la forza di stare insieme, sono esattamente, si fondano esattamente su un rispetto di un patto implicito, che è appunto quello di rispettare le regole, avere il senso della legalità. E questo senso profondo, e su tale senso si fonda alla fine la cultura del rispetto. Rispetto dell'altro, perché alla fine la prevenzione della corruzione è rispetto dell'altro, rispetto dei diritti, delle libertà e della persona altra che ci sta a fianco, che calpestiamo ed è calpestata dalla corruzione, perché appunto si passa avanti calpestando la dignità degli ultimi e di coloro che comunque fanno parte della comunità. E allora il perché, appunto, non solo know-how, e il sapere, il quello che si deve ottenere, ma avere, soprattutto in una comunità come questa, quindi ringrazio al di là dell'invito, perché si è voluta fare una riflessione sulla corruzione, sulla prevenzione della corruzione, sulla lotta alla corruzione, è importante in un'università, perché al di là degli elementi tecnici, di quello che è, di come, è veramente tornare alle origini dello stare insieme, del riconoscere le istituzioni per il ruolo, di riconoscere la comunità per quello che è, di non lasciare che gli ultimi rimangano emarginati e peggiorino la propria situazione. Tutto questo è prevenzione e lotta alla corruzione, e soprattutto in un'università che non deve essere super specialistica, come prima diceva il Rettore, ma deve essere qualcosa in cui le cose belle sono quelle che si fanno insieme, come prima ricordava. È importante, è fondamentale capire il significato. La cultura della legalità è la base su cui si costruisce la cultura vera, su cui si costruisce il merito di chi si impegna e l'attenzione agli ultimi, su cui si costruisce la comunità e su cui si trova quindi ragion d'essere quella che è la lotta alla corruzione, la prevenzione alla corruzione, il ribellarsi alla corruzione, non voltarsi dall'altra parte, evitare che nasca questo cancro di cui parlava Papa Francesco, che tutti noi come cittadini, come persone, ciascuno nel proprio ruolo, dobbiamo fare la nostra parte per evitare che questa cresca e si realizzi, e invece quello che deve vincere è lo stare insieme secondo quelli che sono poi i valori della nostra Costituzione. Grazie a tutti. Grazie al Presidente dell'ANAC, Professor Giuseppe Busia, che si trattiene con noi per ascoltare le domande. La prima proviene dal signor Alfredo Battisti, iscritto al corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Buonasera. Buonasera. Spesso, anche suggestionati dalle notizie di cronaca, siamo portati a pensare al fenomeno della corruzione come dilagante nel nostro Paese. Le chiedo quanto la realtà è vicina o è distante da questa percezione comune. Grazie. Grazie. È importante questa domanda, perché effettivamente quando noi ci muoviamo e sentiamo tanti eventi di cronaca che parlano di corruzione, siamo portati a evidenziarne la presenza. Però a livello internazionale la corruzione è misurata attraverso appunto la percezione, che è la percezione a volte alimentata dai media, a volte da tanti contesti, e questo può falsare. In alcuni casi abbiamo una percezione corretta, però in altri casi, ad esempio, ci sono tante inchieste sulla corruzione, potremmo avere un'impressione falsata. Allora, proprio per questo, per esempio, come autorità noi stiamo lavorando attraverso un progetto internazionale finanziato dall'Unione Europea di individuare alcuni indicatori oggettivi di corruzione. Io dicevo, noi ci occupiamo anche di contratti pubblici, ad esempio vedere se alcuni contratti sono vinti sempre dalle stesse imprese, oppure se
un contratto è frazionato, se ci sono dei, e quindi invece di fare una procedura aperta si fanno tante piccole procedure uguali, magari per darle ad alcuni amici. Allora ci sono, e ci sono degli studi, e stiamo cercando con università e tanti studenti e tanti docenti e dottorandi e ricercatori che partecipano, di trovare degli indicatori oggettivi. E questa è una cosa importante non solo per indirizzare meglio la vigilanza contro la corruzione, ma anche per restituire una immagine corretta del nostro Paese nel contesto internazionale. Noi purtroppo siamo troppo spesso al fondo delle classifiche, o nella parte bassa delle classifiche di Transparency International, che si basa sulla percezione. Attraverso l'individuazione di indicatori oggettivi e attraverso la condivisione, siamo riusciti a far inserire una parte di questo nell'ultimo G20, la conclusione del G20 presieduto dall'Italia, come sapete, e questo, e condividere questo, credo potrebbe restituire una immagine corretta del nostro Paese, probabilmente un'immagine migliore, perché abbiamo un sistema di istituzioni solide delle quali avere fiducia, e probabilmente questo elemento essenziale anche per attrarre gli investimenti, perché i grandi fondi internazionali, i grandi operatori economici si basano sugli indici di prevenzione della sugli indici di corruzione anche per decidere gli investimenti. Quindi fondamentale passare dalla percezione a elementi più oggettivi. Adesso ascoltiamo Elisa Coppa, iscritta al corso di laurea magistrale in psicologia del lavoro e del benessere organizzativo. Buonasera. Buonasera. Io le vorrei chiedere quali sono le misure organizzative e formative che sono ritenute necessarie in qualche modo per allineare l'ordinaria attività amministrativa e la gestione anche dei servizi ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni anticorruzione. In questo modo per far sì appunto che ci sia una riduzione dei possibili rischi di abuso e anche di condotte illecite da parte del personale. Grazie anche di questa domanda. È proprio la prevenzione del rischio, il guardare il rischio, elemento essenziale per verificare qual è il grado di corruzione, e anche per studiare a seconda delle diverse organizzazioni le misure e gli elementi di maggiore utilità. E naturalmente sono regole che servono a evitare i conflitti di interesse. Quando ci sono una persona si trova a rappresentare interessi diversi e deve invece cercare di perseguire quello generale, e se ci sono interessi nascosti non li ha, è quella della trasparenza, è quella del garantire quello che si chiama tecnicamente il pantouflage, che dopo aver occupato per un periodo una carica non si vada subito magari da un soggetto regolato e quindi con una commistione di interessi. Sono tanti gli strumenti che vengono usati, debbono essere adattati all'organizzazione. Quello che noi stiamo cercando di fare è esaltare quegli strumenti che servono e si conciliano con la buona organizzazione, perché l'arma più forte contro la corruzione e la buona organizzazione, il buon funzionamento dell'amministrazione, non valorizzando quello che c'è, il tantissimo che c'è di buono nelle amministrazioni, facendole funzionare bene e quindi facendo valere anche il merito di coloro che lavorano nelle amministrazioni, si garantisce di combattere la corruzione, di prevenire la corruzione. Ora una collega di Elisa, Noemi Donati, anche lei iscritta alla laurea magistrale in psicologia del lavoro e del benessere organizzativo. Buonasera. Buonasera. Quando bisogna denunciare qualcuno, dobbiamo denunciare qualcuno. Una delle frasi che sentiamo di più è: ho troppa paura di denunciare. Oppure: non denuncio perché tanto non accadrà niente. Anzi, talvolta posso finire io nei guai quando devo denunciare un mio collega o un supervisore. In realtà una delle misure di prevenzione della corruzione è la figura del whistleblower. Quindi vorrei sapere, noi studenti vorremmo sapere, secondo la sua esperienza professionale, quanto è effettivamente efficace questa tutela nei confronti di questa figura? È una figura, grazie di questa domanda, è una figura davvero importante, perché il whistleblower è la persona che all'interno di un'organizzazione si rende conto che qualcosa non va bene e lo denuncia, non si volta dall'altra parte e, come giustamente si diceva, anche quando farebbe comodo, quando lui rischia qualcosa, perché magari deve denunciare un comportamento scorretto del superiore, deve mettersi contro qualcuno, lo fa con coraggio, con senso civico, con veramente sono delle sentinelle civiche, persone
che non si voltano dall'altra parte e che partecipano sulla base dei valori che ricordavo prima a un'attività di valorizzazione dello stare insieme e dei diritti delle persone. Naturalmente occorre, c'è una direttiva che sta per essere recepita, la nostra autorità si occupa di whistleblowing, quello che occorre è anche evitare che questi istituti siano strumentalizzati. A volte noi abbiamo anche molte denunce strumentali di chi accusa l'altro perché sa di avere qualcosa che non va e quindi sa di essere, stare per essere oggetto di qualche misura e quindi si difende così. Quello molto del nostro lavoro è distinguere ciò che è giusto e ciò che non c'è, se ci sono i presupposti, se c'è effettiva ritorsione, ma laddove funziona è una misura fondamentale, una misura che mostra il valore, l'importanza del non voltarsi dall'altra parte, dell'impegnarsi, dell'assumersi la responsabilità. Posso aggiungere se c'è un sistema di protezione di colui che denuncia, diciamo? La legislazione sul whistleblowing è proprio questo, innanzitutto protezione dell'identità, fino a che non serve l'identità della persona denunciante viene protetta, e seconda cosa, laddove lui riceva ritorsioni e laddove queste ritorsioni, questo è il distinguere, non siano legate come causa effetto al fatto che lui ha denunciato qualcuno, allora si ha la protezione, le ritorsioni sono nulle, il licenziamento, che è la misura tipica, è nullo e la persona quindi viene reintegrata sul lavoro e viene sanzionato il soggetto che si è ritorto contro il whistleblower. Nei casi in cui invece, ad esempio, c'è un demansionamento perché una persona, ci sono elementi oggettivi perché si era comportato male indipendentemente da questo non scatta. La distinzione fra questi è questo, però tutta la legislazione è proprio basata sulla protezione di chi denuncia, proprio perché è una figura importante per far emergere al di là della punta dell'iceberg quello che è l'iceberg sotto il livello del mare. Grazie, sono argomenti interessantissimi per cui mi sono intrufolata fra gli studenti e do ovviamente parola adesso a Maria Paola Fierro, iscritta al corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Buonasera. Buonasera. Io vorrei porle una domanda in ambito internazionale, in quanto dinanzi alle condotte di corruzione in ambito internazionale, a seguito della crescita del fenomeno cosiddetto internazionalizzazione del mercato, che ha determinato l'estensione delle attività degli enti, non più circoscritte e limitate al territorio del proprio Stato, al fine che anche a livello internazionale si garantisca una trasparenza di mercato, tutela della cultura della trasparenza e lotta alla corruzione, qual è la posizione che assume l'ANAC come appunto autorità anticoncorrenziale e quali sono le relazioni con altre autorità di altri stati che si occupano delle medesime attività? Grazie. Allora, noi abbiamo, è fondamentale la dimensione internazionale. Io dicevo prima, la normativa dell'anticorruzione è stata adottata in Italia sulla base di una convenzione dell'ONU. Noi ci sono convenzioni del Consiglio d'Europa, e abbiamo relazioni con e partecipiamo da un lato all'attività del Consiglio d'Europa, ONU, Unione Europea, OCSE, OSCE, oppure abbiamo con le altre autorità, come lei chiedeva, delle relazioni, perché è fondamentale. Il mondo è un mondo, termine abusato, globalizzato, abbiamo visto quanto tutto è interconnesso e quanto anche gli scambi internazionali siano oggetto non solo di rischio, ma purtroppo di atti di corruzione. Allora la comunità internazionale, per garantire gli stessi valori di libertà, eguaglianza, capacità di interscambio economico, ma anche di persone, richiede regole anticorruzione. Una parte fondamentale del nostro lavoro è proprio quella di lavorare con gli altri paesi, perché la corruzione non è solo fenomeno interno, è molto fenomeno internazionale e si ha bisogno di una comunità nella quale il mondo della corruzione è il mondo in cui i più forti vincono sui più deboli, perché non hanno bisogno delle regole, passano attraverso le regole. E questo vale anche in campo internazionale, dove i paesi più forti, i soggetti economici più forti, possono imporsi su più deboli. Le regole anticorruzione stabilite a livello internazionale servono proprio a evitare questo. Liz Diana Sanchez, presidente del Consiglio degli Studenti ed è iscritta al corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Buonasera. Sì, buonasera a tutti, buonasera presidente. Dunque, al centro dei lavori del summit G20 sotto la presidenza italiana è stata posta con grande forza la questione climatica. E in relazione a ciò, nel documento ufficiale Rome Leaders Declaration si pone l'accento anche sul tema dell'anticorruzione.
In particolare si ribadisce l'impegno dei governi nel lavorare insieme al fine di condividere iniziative per combattere la corruzione transnazionale e per contrastare gli autori di reati, con attenzione particolare alla corruzione in relazione alla criminalità organizzata e alla gestione delle emergenze. In che modo lei ritiene che possano configurarsi nuove forme di corruzione nel contesto dell'impegno globale a far fronte alla questione climatica? E quali strategie l'ANAC sia pronta a mettere in atto per prevenire tali forme di corruzione? Grazie. Grazie. Naturalmente prima richiamavo l'importanza del contesto internazionale e riguarda temi fondamentali e sfide fondamentali come quella che lei ricordava adesso, quella dell'emergenza climatica, ma in generale non solo climatica ma lo sviluppo sostenibile. E questo lo vediamo, ho citato prima Papa Francesco, ma Biden ha parlato recentemente di corruzione come elemento centrale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La von der Leyen, la Presidente dell'Unione Europea, della Commissione, parlava della priorità, essenzialità delle regole anticorruzione per garantire l'ordinamento interno e come requisito per avere diritto ai fondi del PNR, ai fondi Next Generation EU. La priorità climatica è importante sotto due profili, perché quando la corruzione erode risorse pubbliche, toglie risorse che possono essere usate a quel fine, e molto spesso alcuni interessi particolari che contrastano con l'interesse generale a affrontare l'emergenza climatica passano, quando non trovano canali aperti, anche attraverso la corruzione. Quindi questo elemento è essenziale. E l'altro elemento è che, ad esempio, i contratti pubblici, le risorse pubbliche, il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha come priorità quello della trovare e creare uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista climatico. Queste risorse non spese bene attraverso contratti, i contratti sono lo strumento attraverso cui le politiche pubbliche si traducono in realtà, sono messe a terra, come si usa dire con un termine non bellissimo. Tutto questo passa attraverso il corretto uso dei fondi, l'uso dei fondi trasparente, e quindi da un lato maggiore trasparenza, l'arma della trasparenza e quindi della possibilità per i cittadini di esercitare un controllo non solo da parte delle istituzioni ma di tutti i cittadini, e dall'altra quella di usare i contratti in modo aperto, garantendo la concorrenza, garantendo la correttezza delle risorse, sono armi fondamentali per garantire anche beni pubblici, beni fondamentali, come e rispondere all'emergenza climatica. E tutto questo, parlando di sviluppo sostenibile, sono tutti elementi. Nei contratti c'è lo sviluppo sostenibile, che è fatto per esempio aiuto all'occupazione femminile, sono alcuni degli elementi che sono stati messi, dei giovani, le clausole sociali. Tutti i valori pubblici passano attraverso un utilizzo corretto delle risorse pubbliche, e quindi ancora una volta le regole per la prevenzione della corruzione sono strumento per realizzare bene e garantire, attraverso il buon uso delle risorse pubbliche, fiducia nelle istituzioni a livello interno e a livello internazionale. Grazie molto. Grazie al professor Busia. Aspetti, sia con noi che c'è un omaggio importante che il magnifico rettore vuole fargli. Grazie, allora, questo è il nostro sigillo, a beneficio di tutti, esatto. È caduto il sigillo. È il sigillo dell'Ateneo. Grazie al professor Giuseppe Busia. Adesso è il momento della prolusione. Professor Pietro Lo Iacono è ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo. La sua prolusione ha come titolo Il diritto canonico e la letteratura italiana, la scelta dello stato di vita da Dante Alighieri ai nostri giorni. Prego, professore. Buonasera, un cordialissimo saluto a tutti coloro che sono presenti o fisicamente o attraverso il collegamento online. Questa prolusione, come già ha anticipato il magnifico rettore, è dedicata a due illustri maestri del diritto canonico e del diritto ecclesiastico: il professor Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, rettore emerito di questo Ateneo, e il professor Mario Tedeschi dell'Università Federico II di Napoli. Entrambi purtroppo sono scomparsi nel 2020.
ma è da loro che io ho imparato, insieme a tanti altri insegnamenti, l'importanza delle interrelazioni esistenti tra il diritto e le altre manifestazioni dello spirito dell'uomo, come la letteratura e le arti figurative. Pertanto, la scelta dell'argomento oggetto di questa prolusione costituisce un atto di filiale ossequio nei confronti di entrambi. Ciò premesso, è opportuno entrare in medias res attraverso la disamina del rapporto intercorrente tra il diritto canonico, l'esperienza giuridica della Chiesa Cattolica e la letteratura italiana. Disamina che non può non prendere le mosse da Dante Alighieri, di cui ricorre quest'anno il 700° anniversario della morte e al quale abbiamo dedicato a partire dal 2020 una giornata nazionale, il notissimo Dante Dì, al fine di evidenziarne il ruolo di padre della lingua italiana e di personaggio universale e trasversale, capace com'è di colpire in molteplici forme l'immaginario creativo. La personalità e l'opera di Dante costituiscono un punto di riferimento imprescindibile per il giurista. Dante ebbe infatti un'altissima concezione del diritto, da lui definito proporzione reale e personale nella relazione tra uomo e uomo, che conservata conserva la società e corrotta la corrompe. Il sommo poeta concentra la propria attenzione, tra l'altro, su numerosi istituti concernenti direttamente e principalmente la libertà e la dignità della persona umana. Dovendo per ragioni di brevità, non vi spaventate, operare una selezione, mi è parso non inopportuno concentrarmi su due tematiche che a mio sommesso avviso sono particolarmente significative: il matrimonio e il voto. È noto che nel basso medioevo la materia matrimoniale era appannaggio pressoché esclusivo del diritto canonico. Il matrimonio civile è sorto nei Paesi Bassi intorno al 1580. Per quanto all'epoca di Dante la disciplina del negozio costitutivo e il vincolo nuziale non avesse ancora raggiunto il pieno sviluppo, la Chiesa Cattolica aveva già affermato il ruolo centrale del consenso di entrambi gli sposi, causa necessaria e sufficiente del matrimonio. L'efficacia della volontà dei contraenti è però subordinata alla presenza di alcune specifiche connotazioni, prima fra tutte la libertà. È sempre stata costante preoccupazione dell'autorità ecclesiastica, anche in epoche in cui il costume sociale attribuiva ben poca importanza all'autonomia decisionale delle parti, cercare di far sì che il consenso fosse libero e che i nubenti potessero sottrarsi alla celebrazione di un matrimonio da essi non realmente voluto. E a siffatta preoccupazione vanno ricollegate la legislazione e la giurisprudenza canonica medievali, secondo cui dal fidanzamento ufficiale, che sovente veniva concluso alla presenza del parroco e che prevedeva che il fidanzato donasse un anello alla futura sposa, non derivava alcun obbligo giuridico alla futura celebrazione del matrimonio. Chi avesse rotto un fidanzamento ufficiale sarebbe stato tenuto soltanto a pagare all'altra parte una sanzione pecuniaria, il cui ammontare talvolta veniva stabilito già in sede di fidanzamento stesso, come ristoro del danno subito. Spesso però la società, soprattutto nelle classi più elevate, e la stessa autorità temporale, considerando il matrimonio uno strumento di alleanza tra famiglie, onde accrescerne reciprocamente la ricchezza e la potenza, non condividevano la posizione della Chiesa. E di siffatta divergenza tra l'ordinamento canonico e il costume, il sentire sociale, è drammatica testimonianza il 16° canto del Paradiso, allorquando Dante, nel corso del colloquio con un proprio antenato Cacciaguida, rammenta la vicenda di Buondelmonte de Buondelmonti, membro di una nobile famiglia fiorentina, assassinato vicino a Pontevecchio la mattina del giorno di Pasqua del 1216, quale vendetta per avergli rotto il fidanzamento con una giovane appartenente agli Amidei, altra nobile famiglia fiorentina, e avere sposato una Donati, anch'essa di alto lignaggio. Ma il tema della libertà nella scelta dello stato di vita è presente anche in un altro canto del Paradiso, il terzo, allorquando Dante incontra le anime di Piccarda Donati e di Costanza d'Altavilla. La prima narra un episodio autobiografico realmente accaduto, cioè come, dopo essere entrata nell'ordine religioso delle Clarisse e avere quindi pronunciato i voti, tra cui quello di castità, fosse stata portata via con la forza dal convento, a opera del fratello Corso Donati, per essere data in sposa, per ragioni di politica familiare, a un nobilumo fiorentino, Rossellino della Tosa. Relativamente a Costanza, Dante accoglie e considera veritiera quella che oggi sappiamo essere una leggenda calunniosa diffusa dai Guelfi per screditare l'impero, e cioè che la stessa Costanza avesse liberamente deciso di diventare suora e successivamente, raggiunta l'età di 50 anni, fosse stata costretta per ragioni dinastiche a lasciare il chiostro e a sposare l'imperatore Enrico VI di Svevia, unione dalla quale nacque il risaputo Federico II. Si tratta, come già sottolineato, di una calunnia, perché Costanza non fu mai suora e si sposò a 31 anni.
calunnia utilizzata dai Guelfi onde identificare Federico II con l'anticristo, dato che secondo una leggenda medievale quest'ultimo avrebbe avuto come madre una monaca vecchia. Nel narrare le vicende di Piccarda e di Costanza, Dante intreccia strettamente il matrimonio e la professione religiosa, scelte esistenziali in ordine alle quali la Chiesa Cattolica ha sempre affermato il principio della libertà. Emblematico appare al riguardo l'insegnamento della venerabile madre Luigia Tincani, fondatrice e ispiratrice di questo Ateneo, secondo cui la più bella parola d'amore, cito testualmente, è «ricevi, Signore, tutta la mia libertà». Non può esserci autentica risposta a una vocazione, sia essa alla vita coniugale, alla vita consacrata o un'altra tipologia di sequela Christi, senza un'effettiva autodeterminazione. Siffatto principio appare oggi mirabilmente sintetizzato nel canone 219, in base al quale tutti i fedeli hanno diritto a essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita. Il principio trova poi specificazione nel canone 1103, che sancisce la nullità del matrimonio contratto per effetto di un timore grave incusso dall'esterno, nonché nel canone 1191, che definisce il voto promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, promessa che deve essere adempiuta in virtù della religione. L'ingresso in un ordine religioso avviene professando i voti di castità, povertà e obbedienza, che vengono definiti pubblici in quanto ricevuti dalla competente autorità ecclesiastica. Applicando la normativa canonica alla narrazione dantesca, ne deriva che il matrimonio di Piccarda e di Costanza sarebbe stato nullo per un duplice motivo: per vizio del consenso, essendo stato contratto senza la necessaria libertà, e per la presenza di un impedimento dirimente, rappresentato dal voto pubblico perpetuo di castità, emesso in un istituto religioso, voto che ai sensi del canone 1088 rende invalide le successive nozze. Copiose interrelazioni con il diritto canonico sono poi riscontrabili anche in altri scrittori del basso medioevo. Rinvio al testo della prolusione per ragioni di brevità, mi limito qui a menzionare Giovanni Boccaccio e la sua opera principale, il Decamerone, nonché uno dei più importanti esponenti della scuola poetica siciliana, Celo Ociullo d'Alcamo, autore di un celebre componimento denominato Il Contrasto. Entrambi affrontano il tema dei matrimoni cosiddetti clandestini, cioè celebrati senza il ministro di culto e senza i testimoni. Matrimoni che in quell'epoca l'ordinamento canonico considerava sì con sfavore, ma reputava pienamente legittimi. L'analisi certamente parziale, per ragioni di brevità, delle tematiche canonistiche presenti negli scrittori del basso medioevo non deve indurre a ritenere che analoghi riferimenti non siano riscontrabili anche negli autori successivi. A distanza di oltre 5 secoli dai testi che ho menzionato finora, un'altra pietra miliare della letteratura italiana appare di grande interesse per il canonista, cioè i Promessi Sposi. La trama è notissima. La sera del 7 novembre 1628, in un comune vicino Lecco, il parroco Don Abbondio viene minacciato dagli sgherri del signorotto del luogo, Don Rodrigo, affinché non celebri il matrimonio di due giovani, Renzo e Lucia, che deve aver luogo l'indomani. Il curato cede purtroppo alle minacce, lo spirito è forte ma la carne è debole, e decide quindi di non celebrare le nozze, trovandosi però nella necessità di imbastire una giustificazione credibile da fornire ai due fidanzati. Trascorre così una notte insonne, poiché non riesce a trovare spiegazioni convincenti, confortato soltanto da un pensiero, e cioè che, cito testualmente Manzoni, mancavano pochi giorni al tempo proibito per le nozze. Manzoni qui si rivela un canonista finissimo. La vicenda si svolge, come ho già sottolineato, nei primi giorni del novembre del 1628, cioè quando mancano circa 3 settimane all'inizio dell'avvento, più o meno come siamo molto vicini anche adesso. Il Concilio di Trento, tenutosi e risaputo tra il 1545 e il 1563, aveva ripristinato un'antica consuetudine ecclesiastica in base alla quale era vietata la celebrazione del matrimonio durante il cosiddetto tempus clausum, identificato appunto con l'avvento e con la quaresima. Oggetto della proibizione era la celebrazione solenne delle nozze, inserita quindi nel contesto della liturgia eucaristica, mentre era consentita la celebrazione non solenne circoscritta al mero rito del matrimonio. L'autore doveva aver svolto però ricerche canonistiche molto accurate, grazie alle quali era venuto a conoscenza del fatto che nella diocesi di Milano, cui nel 600 appartenevano anche Lecco e il circondario, era in vigore una norma di diritto particolare che vietava qualunque celebrazione nuziale, anche in forma semplice.
da cui l'idea di Don Abbondio di temporeggiare fino all'inizio dell'Avvento in modo da poter poi addurre che era autorità ecclesiastica a non permettere il matrimonio. È pienamente rispondente allo stato della legislazione canonica nel Seicento e anche la soluzione proposta alla coppia da Agnese, la madre di Lucia, al fine di superare l'ostacolo rappresentato dal rifiuto del parroco di celebrare. Introdursi nottetempo in compagnia di due testimoni nell'abitazione del curato e pronunciare innanzi a quest'ultima i testi la formula del consenso matrimoniale. Qui Manzoni fa nuovamente riferimento alla normativa emanata dal Concilio di Trento, che allo scopo di sradicare il fenomeno dei matrimoni clandestini aveva stabilito nel decreto Tamezzi che le nozze dovessero essere contratte davanti al parroco di uno degli sposi o ad alto presbitero delegato dal parroco e ad almeno due o tre testimoni. La locuzione utilizzata dalla legislazione tridentina, presenti il parroco e almeno due o tre testimoni, era stata però interpretata dalla dottrina della giurisprudenza canonica nel senso che fosse sufficiente la mera presenza del ministro di culto, anche passiva e inconsapevole. Non era necessario che lo stesso partecipasse in alcun modo alla manifestazione del consenso e nemmeno che fosse cosciente che innanzi a lui si stesse celebrando un matrimonio. Bastava che fosse fisicamente presente. Il suggerimento di Agnese è pienamente rispondente perciò alle acquisizioni della canonistica dell'epoca, che riteneva legittima anche il matrimonio coram parco invito, coram parco reclutante, come si diceva all'epoca. Soltanto nel XX secolo, con il decreto Netemere di San Pio X, venne stabilito che il ministro di culto dovesse chiedere e ricevere il consenso degli sposi, esattamente come accade tuttora, subordinando così la validità del matrimonio al ruolo attivo svolto dallo stesso. I promessi sposi sono di grande interesse per il canonista anche in ordine a un altro istituto che ho menzionato in precedenza, e cioè il voto. Due sono i personaggi del romanzo, la cui vicenda si intreccia strettamente con il votum. La monaca di Monza, la sventurata Gertrude, costretta dalle pressioni familiari, soprattutto paterne, a entrare in convento. La stessa Lucia, che allorquando viene rapita dai bravi e si trova prigioniera nel castello dell'innominato, chiede alla Madonna di salvarla e pronuncia in cambio il voto di verginità, rinunciando così a sposare Renzo. Si tratta di due voti dalla natura profondamente diversa. Il primo è pubblico, in quanto accettato dall'autorità ecclesiastica. Il secondo è privato, giacché pronunciato senza il coinvolgimento dell'autorità, ma non per questo privo di efficacia cogente. Al di là di siffatta diversità, però, i due voti sono accomunati da una stessa caratteristica, l'invalidità. Il voto deve essere caratterizzato dalla libertà. In assenza di siffatta connotazione, la promessa è invalida, come dichiara esplicitamente il canone 1191 al paragrafo 3, secondo cui il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo è nullo per il diritto stesso. Non può dubitarsi, a mio parere, che le pressioni familiari così vividamente descritte dal Manzoni avessero lentamente ma inesorabilmente privato a Gertrude dell'autonomia decisionale necessaria per compiere un passo così importante, configurando una sorta di timore reverenziale, cioè quel timore che si prova nei confronti delle persone alle quali siamo legati in un sentimento di amore, di stima, appunto, di riverenza. Timore reverenziale che, per analogia con quanto statuito in ordine al matrimonio, non può non rientrare nel timore grave contemplato dal canone testé menzionato. Parimenti invalido il voto formulato da Lucia, e molto probabilmente per una duplice ragione. Potrebbe ritenersi innanzitutto che il contesto in cui il votum venne pronunciato, cioè la perdita della libertà personale con la conseguente paura circa il proprio destino, avesse privato la giovane della lucidità necessaria per compiere una scelta così significativa come il voto di verginità, impegno gravoso per chiunque, in particolare per una donna innamorata giunta a un passo dalle nozze. Il voto deve consistere in una promessa libera e deliberata, e quest'ultima connotazione appare assente nell'impegno preso da Lucia. Se però si preferisse non condividere la tesi qui proposta e ritenere insussistente questo motivo di nullità, non potrebbe dubitarsi dell'esistenza di un altro vizio invalidante concernente l'oggetto del votum, oggetto che deve consistere in un bene possibile. Siffatta connotazione va intesa in un triplice significato: come possibilità materiale, non potendosi promettere qualcosa che sia fisicamente impossibile. Ad esempio, non ci si può impegnare con un voto ad andare su Marte, perché in questo momento storico la tecnologia non consente un simile viaggio. Come possibilità morale e spirituale, ad esempio, non si può promettere di non peccare più, perché il peccato, ahimè, fa parte dell'esperienza umana. Come possibilità giuridica,
non essendo consentito promettere ciò che non ci appartiene. Sotto quest'ultimo profilo, il voto di Lucia era sicuramente invalido, in quanto la stessa, impegnandosi alla verginità, aveva disposto non solo del proprio futuro, ma anche di quello del fidanzato. Non a caso è questo l'argomento utilizzato con successo da Fra Cristoforo per indurre la giovane a chiedere di essere liberata dall'impegno assunto. E allorquando poi il frate accoglie la richiesta, Manzoni si rivela ancora una volta un fine canonista, facendo pronunciare a padre Cristoforo la seguente frase: «Vi dichiaro sciolta al voto di verginità, annullando ciò che ci potesse essere di inconsiderato». La formula utilizzata, per quanto non ineccepibile, io sono un pedante canonista, non è sotto il profilo tecnico, appare però sicuramente significativa, in quanto indica non la concessione di una dispensa, il che avrebbe presupposto la validità del voto, ma piuttosto la presenza di un vizio atto a impedire che l'impegno assunto si perfezionasse. Fin qui la riflessione sulle tematiche di interesse canonistico presenti nel romanzo manzoniano, tematiche che non esauriscono certamente le interrelazioni esistenti tra la dimensione giuridica della comunità ecclesiale e la letteratura italiana, interrelazioni alimentate da numerosi contributi successivi sui quali occorre soffermarsi anche se molto brevemente. E dovendo necessariamente operare una selezione, è parso non inopportuno analizzare gli scrittori siciliani. E questo non per ragioni di gretto campanilismo legate al fatto che sono siciliano, ma per una scelta dettata da due fattori. Il primo attiene alla natura policentrica della LUMSA, ateneo articolato in più sedi ubicate in varie regioni italiane, sedi tra cui rientra il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo, che ho l'onore di servire da quasi 20 anni, e che costituisce un autentico punto di riferimento per il tessuto culturale della Sicilia. Il secondo fattore concerne la peculiare rilevanza del rapporto intercorrente tra il diritto canonico e la letteratura siciliana, rapporto che dimostra ulteriormente come la regolamentazione della scelta dello stato di vita coinvolga direttamente la protezione della dignità della persona umana, a qualunque latitudine si trovi e in qualunque epoca viva. Ho individuato 3 scrittori siciliani, non vi preoccupate, per 2 di essi rinvio al testo scritto. Si tratta di Giovanni Verga, che nelle sue opere affronta il tema della monacazione forzata, e di Luigi Pirandello, nella cui produzione è presente il tema del matrimonio cosiddetto riparatore. Mi soffermo invece sul terzo autore, il quale appartiene alla letteratura contemporanea, a ulteriore conferma della persistente vitalità e attualità dell'ordinamento canonico. Si tratta di Andrea Camilleri, scrittore alquanto prolifico, noto al grande pubblico soprattutto per la serie di romanzi incentrata sul commissario Montalbano e sui collaboratori di quest'ultimo. È parso non inopportuno, infatti, proporre una umile, sommessa, personalissima lettura canonistica di uno dei personaggi più importanti del microcosmo che ruota intorno al protagonista, cioè il vice commissario Domenico Mimì Augello, magistralmente interpretato nella fiction televisiva da Cesare Bocci. Per uno strano paradosso, non infrequente però nel mondo dello spettacolo, siamo in presenza di una radicale antinomia tra l'attore e il personaggio letterario televisivo. Il primo, pienamente consapevole dell'importanza degli impegni e delle responsabilità, è connotato da un forte senso della famiglia, come dimostra il fatto che sia legato alla stessa donna da oltre 30 anni e che lei sia stato accanto in occasione di una prova durissima, come lui stesso ha rivelato. Il secondo, ottimo poliziotto, sì, ma irriverente, scanzonato e soprattutto inguaribile Don Giovanni, tanto che una celebre enciclopedia telematica ha individuato il suo tratto distintivo nell'avere un innato debole per le donne, cosa che lo porta ad avere numerosi amanti e relativi guai anche dopo il matrimonio con Bebba, chiusa la citazione dell'enciclopedia. È proprio su questo matrimonio che sembra opportuno concentrare l'attenzione, poiché è possibile che se questo vincolo immaginario venisse trasposto nella realtà e fosse sottoposto alla cognizione di un tribunale ecclesiastico, si potrebbe giungere a una declaratoria di nullità e per più di un motivo. Innanzitutto, la cronica e irrefrenabile propensione al tradimento, manifestatasi ampiamente durante il fidanzamento con Bebba e per nulla ridimensionatasi dopo le nozze, potrebbe configurare un'ipotesi di invalidità del matrimonio per simulazione del consenso, più in particolare per esclusione della fedeltà. La Chiesa Cattolica, infatti, se da un lato tutela al massimo grado la libertà di decidere se contrarre il vincolo o meno, dall'altro richiede che chi sceglie di sposare canonicamente
accetti in modo pieno e integrale il modello di matrimonio proposto dalla Chiesa stessa, modello connotato, tra l'altro, dalla proprietà dell'unità, cioè dall'essere il patto nuziale un vincolo esclusivo tra un uomo e una donna. Proiezione concreta dell'unità è il reciproco obbligo alla fedeltà, obbligo che va assunto al momento della manifestazione del consenso, pena la nullità del vincolo. Non è infondato, a mio parere, il sospetto che nel caso del vice commissario Augello, al consenso verbalmente manifestato durante il rito nuziale di voler essere fedele alla moglie, si sia accompagnata una volontà interiore volta invece a respingere siffatto dovere e a riservarsi la libertà di avere in futuro relazioni extraconiugali. Se ciò fosse vero, saremmo in presenza di una positiva e deliberata determinazione volitiva contra bonum fidei, determinazione invalidante il matrimonio. Né è questa l'unica ipotesi di simulazione che può essere ravvisata. L'atteggiamento fedifrago dell'Augello potrebbe integrare, infatti, anche il rifiuto di una delle finalità del matrimonio, e cioè il bene dei coniugi. Il vigente codice canonico, innovando rispetto al passato, ha eliminato la gerarchia dei fini del matrimonio, tradizionalmente incentrata per molti secoli sul primato della procreazione, affiancando a quest'ultima con pari dignità il bonum coniugum. Durante la convivenza coniugale, ognuno degli sposi deve ricercare il bene e la felicità dell'altro. Appare evidente l'incompatibilità tra siffatto obiettivo e la condotta concretamente tenuta da Domenico Augello, concentrato unicamente sull'egoistico perseguimento del proprio benessere. L'incontrollabile inclinazione all'adulterio può essere ricondotta però anche a un altro motivo di nullità totalmente autonomo rispetto alla simulazione, e cioè l'incapacità determinata da cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Abbiamo ipotizzato sopra che le infedeltà dell'Augello siano frutto di una precisa e consapevole scelta, ma potrebbe trattarsi invece non di una determinazione volitiva, bensì di una incapacità di esercitare correttamente la sessualità e di dominare l'attrazione verso il genere femminile, incapacità che la psichiatria riconduce alla figura del cosiddetto uomo satiro. L'Augello sarebbe costretto da siffatta anomalia psicologica a tradire. L'esito del nostro ipotetico giudizio di nullità non cambierebbe, già che essendo una simile anomalia incompatibile con la fedeltà, ne discenderebbe comunque l'invalidità del vincolo per incapacità dello sposo. Ora mi avvio a delle brevissime osservazioni conclusive. L'analisi delle interrelazioni esistenti tra il diritto canonico e la letteratura italiana in merito alla scelta dello stato di vita ci ha mostrato in molti casi un'umanità dolente, vittima di soprusi, violenze, sopraffazioni, ingiustizie, compiuti soprattutto nei confronti delle donne. La stragrande maggioranza dei personaggi su cui ci siamo soffermati appartengono all'altra metà del cielo. Piccarda Donati, Costanza d'Altavilla, Gertrude, Lucia, tutte donne la cui libertà e dignità è stata violata o quantomeno messa in pericolo. Finanche la stessa vicenda di Mimì e Beba, per quanto venata da connotazioni umoristiche, ci presenta una donna alla quale non viene certamente tributato il rispetto che merita. L'insistenza con cui la Chiesa Cattolica ha cercato nel corso dei secoli di regolamentare la scelta dello status si è tradotta pertanto in una particolare attenzione nei confronti delle donne, la cui capacità di autodeterminarsi è stata per lungo tempo misconosciuta dalla società civile. Sebbene anche l'ordinamento canonico non sia stato esente talvolta da connotazioni maschiliste, alcune delle quali scomparse solo recentissimamente, deve riconoscersi al legislatore ecclesiastico, quantomeno a livello di affermazione di principi generali, una peculiare sensibilità nel garantire la libera e consapevole formazione della volontà, specialmente nei soggetti più deboli. Ciò soprattutto in ordine ad alcune decisioni personalissime, quali l'assunzione dello status di coniuge o la professione religiosa, ritenute particolarmente importanti ai fini della salvezza dell'anima, obiettivo ultimo del diritto canonico. È una sensibilità non casuale, in quanto costituisce un riflesso, fievole, smorzato, incompleto, imperfetto, come sono sempre le realtà umane, ma pur sempre un riflesso di quell'amore divino che permea e anima l'universo. Quell'amore che, come dice il sommo poeta, muove il sole e le altre stelle. Vi ringrazio. Dobbiamo dire che questa posizione
molto vicina al professor Lo Iaco, non soltanto mi ha fatto ben apprezzare il modo originale con cui ha affrontato l'argomento, ma vi assicuro che non ha letto mezza parola di quello che è puntualmente scritto. Però fatemelo dire, ha dimenticato la mascherina andando via, quindi almeno c'è speranza per tutti. Detto questo, imperfetto come sono sempre in realtà umana. Ma ce la rende più vicina a noi, eh? Allora, questo è un altro momento molto importante, perché è arrivato lo spazio che diamo per conferire i premi per le migliori tesi di laurea, lo farà ovviamente il magnifico rettore, sono i premi Giorgio Petrocchi, Giuseppe Pizzardo e Luigia Tincani, e ovviamente della premiazione si incarica il magnifico rettore, a cui do la parola. Grazie, invito la dottoressa Deborah Tombesi, che ha ottenuto il premio intitolato a Giorgio Petrocchi, che è stato direttore del Magistero Maria Santissima Assunta e illustrissimo professore di italianistica, scomparso proprio nel momento in cui il Magistero diventava l'UMS, diventava Libera Università Maria Santissima Assunta. Dottoressa Tombesi ha discusso una tesi dal titolo Identità cross generazionali, il mutamento dell'identità nell'era di internet e dei social network. Nella motivazione la giuria, composta, presieduta dalla professoressa Bertini Malgarini e composta anche dal professor Ipanico e Verbaro, ha sottolineato che si tratta di una ricerca empirica condotta attraverso l'utilizzo di un'intervista semistrutturata che ha utilizzato diversi spunti interdisciplinari per costruire un lavoro che presenta una solida struttura e un'apprezzabile originalità. Ecco quindi la nostra pergamena, anche con il riconoscimento della dottoressa. L'altro premio è intitolato al cardinale Giuseppe Pizzardo, che ha lavorato intensamente alla fine degli anni 30 per la costruzione della nostra università, e, ed è stato conferito al dottor Federico Spoletini, che ha discusso una tesi dal titolo Le ragioni dell'accentramento e la ripartizione dei poteri nella Costituzione statunitense secondo i federalisti. La commissione, presieduta dal professor Rocco Pezzimenti e composta anche dai professori Bartoli e Malgeri, ha apprezzato la tesi, sottolineando come il federalismo americano fu modello per molte altre realtà che non sempre seppero peraltro raggiungere gli obiettivi voluti. Lo stile chiaro ed essenziale favorisce una lettura assai utile anche per l'Europa dei nostri giorni. Ecco quindi il dottor Spoletini. Infine il premio intitolato alla nostra fondatrice, la venerabile Luigia Tincani. La giuria presieduta dalla professoressa Consuelo Corradi e composta anche dai professori Regni e Caltagirone, ha premiato la tesi di laurea della dottoressa Martina Pansini dal titolo Smart Working, un'analisi di flessibilità e giustizia organizzativa. Si tratta di un tema appunto balzato all'attenzione in questi mesi, in questi anni. E la motivazione proprio fa riferimento alla pandemia in corso e analizzando i principali modelli e strategie di implementazioni presenti in letteratura, il lavoro mette a fuoco il taglio organizzativo dello smart working, un lavoro che utilizzando anche il capability approach, secondo la riflessione proposta da Amartya Sen, arriva a conclusioni interessanti e non prive di originalità. Invito la dottoressa Pansini.
Bene, si conclude felicemente, direi, questa apertura dell'anno accademico della LUMSA. Io ringrazio veramente tutti voi per la partecipazione. Ricordo, come diceva il magnifico rettore prima, che sarà possibile nella zona dell'atrio vedere la mostra dei dipinti dei bambini che sono stati forse le prime vittime della reclusione, del lockdown, del primo lockdown, e quindi sarà anche interessante vedere attraverso i loro occhi questa chiusura cosa ha comportato. Intanto buon anno accademico agli studenti e ai professori e grazie mille e buona serata.